Cari amici di Rete7, benvenuti in prima serata con il nostro appuntamento di Ecco Fatto. Ecco Fatto che tratta diversi argomenti partendo dalla moda fino ad arrivare chissà dove. Lo scopriremo durante questa puntata. Intanto iniziamo con il nostro grande stilista designer all'inizio e poi anche creatore di abiti, Maurizio Stancanelli. Benvenuto Maurizio. Ho visto che sei stato impaziente in attesa dell'inizio della nostra trasmissione, hai già cominciato a fare un tracciato di cosa? Ma in realtà sai che l'arte non ha bisogno di spiegazioni, allora vado, non ho niente da dire. No, ho iniziato a fare un sopra, in realtà un sopra che abbozzato, messo lì. Stiamo cercando di capire se questo sopra può essere o una cosa elegante o una cosa da street chic, che come... Da street chic. Ma in realtà è il connubio tra due parole che sono il street, via e chic, una cosa molto elegante. Certo. L'eleganza per strada. L'eleganza bisogna averla dentro, alla fine, oltre che esternamente. In questo momento qua sono molto interessato a questa evoluzione perché l'abito deve essere per tutte le occasioni. Non puoi uscire al mattino per poi alla sera cambiarti e fare altre cose. Quindi noi vedremo un'evoluzione durante questo tracciato, che non sarà l'unico, perché dopo, come ormai tradizione, Maurizio Stancanelli realizzerà un disegno che corrisponderà all'abito che indosserà una delle nostre modelle. Perfettamente. Grazie. Buon lavoro al nostro Maurizio Stancanelli. Cambiamo parte di studio per raggiungere un altro stilista. Dall'arte dell'abito all'arte del capello. Domenico Tartaglione, della Tartaglione Group, ricordo 120 saloni affiliati al tuo brand, alle prese su Chiara, sulla quale cosa stiamo facendo? Buonasera a tutti. Su Chiara oggi faremo un lavoro molto attuale. In questo caso faremo una pettinatura in qualche modo che, come si può già vedere, daremo un movimento molto anni 70 e lo specifico che avrà una riga in mezzo, poi sarà tutta un po' cotonata poi indietro. Quindi, ma ci riserviamo un anni 70 con una rivisitazione. Assolutamente, no? Sì, ma come sempre la sorpresa la avremo poi alla fine. Per forza. Ci vediamo dopo, anche perché avremo modo di chiacchierare, di parlare a lungo, e faccio una domanda ai nostri due stilisti che oggi probabilmente sono anche a digiuno. Adesso parlo di cibo. Non inquadriamo le pancette dei protagonisti di questo momento, però a quanto pare amate molto la buona cucina. Si vede. E parliamo adesso dei creatori d'eccellenza. I creatori d'eccellenza, un brand che è nato da Confartigianato Cuneo, e anche adesso, anche questa sera, andremo a cena con il cuoco. Infatti prosegue questa kermesse, firmata come vedete alle mie spalle, da Confartigianato Imprese Cuneo, per valorizzare l'artigianalità dei cuochi cunesi, ambasciatori di quel saper fare nel cibo che rende unici i sapori del nostro territorio. Tra poco vedremo i servizi di Daniela Bianco, realizzato all'Osto una volta di Savigliano con il cuoco Giuseppe De Michelis. Il ristorante savigliano affonda le sue radici nella tradizione gastronomica locale, reinterpretando i classici della cucina piemontese ed impiegando materie prime pregiatissime. Nel locale di Via Muratori, Giuseppe De Michelis ha deliziato i commensali con piatti che coniugano tradizione e creatività. La cena ha avuto inizio con un delicato pregustativo di benvenuto, favette e crema di caprino. A seguire gli antipasti, prosciutto d'oca e piccola julienne di verdure e cestino di pasta brisée su crema di asparagi, fonduta al raschera e tuorlo d'uovo, poi il primo, gnocchi di patate al ragù d'oca, il nato dal forte legame tra cucina del territorio e la comunità ebraica di Savigliano, la cui religione, vietando la carne di maiale, ha fatto puntare su quella d'oca. Poi il secondo supreme di Faraona, ginepro e rosmarino al forno con potpourri di verdure. Ed infine il dolce, non può mancare, il dolce bavarese alle fragole. Giuseppe De Michelis, il cuoco, è uno dei primi cuochi cuneesi ad aver aderito a questo marchio che è diventato ormai famoso, che è Creatori d'Eccellenza, realizzato appunto da Confartigianato Imprese Cuneo per valorizzare l'artigianalità del lavoro di trasformazione delle materie prime in cibo di qualità.
Sono previste, lo abbiamo già detto nelle altre puntate, 12 cene cucinate da altrettanti cuochi cuneesi, grazie alle quali cene si potrà percorrere un viaggio tra artigianato e sapori attraverso tutta la Granda, unendo pianura, langhe e vallate. Da gennaio il tour ha toccato il ristorante moderno di Carrù, il nuovo zuavo di Cuneo e l'osteria di Gemma di Roddino. Non ci rimane che gustarci queste favolose immagini e quindi ci colleghiamo virtualmente con Savigliano. La quarta tappa del nostro viaggio Creatori d'Eccellenza di Confartigianato Imprese Cuneo ci porta questa sera nella pianura cuneese, ci porta nel centro di Savigliano. E pensate che proprio nel centro di Savigliano io saluto Cristiano Gatti, ciao, conduttore, Daniela. Conduttore di Ecofatto, ma anche presidente di Confartigianato Biella. Questa sera sei ospite. Sono ospite in doppia veste, quindi entriamo anche in televisione, perché voi siete entrati nel nostro programma Ecofatto di recente e bentornati per portare un'altra eccellenza, un altro creatore d'eccellenza. Andiamo, ecco, a cena da un cuoco? Da un cuoco, da Giuseppe De Michelis, che ci sta aspettando. Ma Cristiano, io voglio farti vedere questa bellezza. Siamo meraviglia. In piazza Santa Rosa, è una delle piazze più belle del Piemonte. È un cuore veramente storico di Savigliano, ma Savigliano non è solo storia. Savigliano è artigianato di qualità, ma artigianato anche con grande creatività inventiva, artigianato che si lega alla storia dell'agricoltura, perché qui nasce la meccanizzazione agricola e qui c'è una fiera che richiama gente da tutta Italia, ma addirittura anche da tutta Europa, proprio puntando sulla meccanizzazione agricola. E tu pensa che chi è che fa la meccanizzazione agricola? Le aziende artigiane, soprattutto le aziende artigiane che lavorano in sinergia con l'agricoltura. Ma in realtà qui c'è anche grande tecnologia avanzata, perché la Fiat Ferroviaria costruì proprio qui a Savigliano il primo pendolino. Beh. E oggi Fiat Ferroviaria è diventata Alstom, costruisce i treni ad alta velocità, sempre a Savigliano. Un'altra Savigliano, eccellenza di questo territorio. Savigliano è una grande eccellenza, ha tanti musei, è un centro barocco anche di grande rilievo, ma soprattutto noi questa sera vogliamo puntare sull'eccellenza del cibo, e l'eccellenza del cibo ci porta a salutare, l'abbiamo detto, Giuseppe De Michelis, che è il cuoco dell'Osto Una Volta, e qui vicino, a pochi passi da Piazza Santa Rosa, e noi andiamo a salutare. Andiamo, vieni. Andiamo. Buonasera a Giuseppe De Michelis. Buonasera, buonasera. Ma la trovo al lavoro? E certo, e certo. Qui abbiamo già tutto pronto. Qui c'è un piccolo amuse-bouche che partiremo così e poi proseguiremo. E poi arriverà tutto il menù di questa sera, che insomma è, ecco, ci sono due portate che parlano di oca. Sì. E oca perché? Perché c'è una tradizione qui a Savigliano. Sì, c'è una tradizione, abbiamo trovato negli annali delle scritture in cui si parlava già di salame d'oca e quindi una produzione di oca, proprio perché qui a Savigliano c'era una comunità ebraica. Quindi non potevano mangiare il salame di suino, e quindi hanno trovato l'escamotage per mangiare il salame. E quindi dal 600 ad oggi, insomma, l'oca è superstar delle cucine di Savigliano. Ma parliamo di lei, perché Giuseppe De Michelis nasce non cuoco. No, io sono nato in sala. E dopodiché sono entrato in cucina e adesso non tornerei mai più indietro. Eppure quando lei ha fatto la scuola alberghiera, faceva la scuola alberghiera, pensava di fare il lavoro in sala. E poi quando era in sala che cosa faceva? Andava a curiosare in cucina? Certo, certo. L'occhio e poi pian piano manualità e poi anche esperienza, pian pianino uno va avanti, studia, fa, si improva, prova, soprattutto sbaglia soprattutto tanti errori, però poi
qualcosa si riesce ad imparare, insomma. Senta, quanto conta la creatività nella cucina? Ma creatività conta, ma pur mantenendo sempre le basi. Bisogna sempre tenere le basi, bisogna sempre, secondo me, stare sulla tradizione e cercare di magari rendere più facili, più mangiabili, però non dimenticare mai quello che è la tradizione e soprattutto il territorio. E la materia prima? Soprattutto. La materia prima è la base e non bisogna mai aver paura di spendere, nel senso che chi più spende meno spende. I vecchi detti sono così ed è vero, io l'ho toccato per mano. Senta, i creatori d'eccellenza, abbiamo questo bellissimo viaggio che stiamo portando avanti insieme a Confartigianato Imprese Cuneo, che parla ovviamente di artigianalità. Lei si sente un artigiano? Certo, dal mattino alla sera, perché tutto quello che si fa in un ristorante, almeno da noi, partiamo al mattino alle 7:30 tutte le mattine preparando il pane e come prima cosa, poi di lì andiamo avanti con tutte le cose, tutte le nostre cose sono preparate da noi e noi compriamo la materia prima, poi la trasformiamo, quindi più artigiana di così. La sua vita quindi in cucina, sì, la cambierebbe con una vita fatta, svolta in modo diverso? Assolutamente no. È soddisfatto? Moltissimo. Questa è la mia vita. Questa serata secondo me ha evidenziato qui a Savigliano questo percorso che tocca 12 aree del territorio cuneese. Questa sera abbiamo potuto assaporare i profumi a Savigliano, all'Osto Una Volta, che con le sapienti mani del suo cuoco ha voluto anche qui farci intraprendere un cammino per scoprire le eccellenze che come Confartigianato abbiamo voluto interpretare questa sera, e quindi penso una serata che voglia essere ricordata da coloro che vi hanno partecipato come un momento importante per i creatori di eccellenza e quindi per tutto il mondo di Confartigianato. Confartigianato stava cercando il modo di far conoscere la creatività e saper fare artigiano nell'ambito della ristorazione e del food, e fino ad oggi abbiamo centrato l'obiettivo. Attraverso queste serate portiamo le persone del territorio, portiamo le istituzioni, noi stessi associati di Confartigianato, a scoprire quelle che sono le tradizioni e il saper fare del nostro territorio. Anche Savigliano è stato un appuntamento molto importante, abbiamo di nuovo visto la grande maestria del cuoco Giuseppe De Michelis, che ha saputo interpretare al meglio i prodotti del territorio, interpretare al meglio la gastronomia locale, e c'è stato anche un tuffo nel passato con l'oca. Abbiamo conosciuto come l'oca fosse un animale molto utilizzato proprio qui a Savigliano, viste anche delle tradizioni storiche, quindi conosciuto e assaporato all'interno dei gnocchi e in un ottimo prosciutto. Presidente Soave, lo conosceva già questo locale? Sì, vengo spesso, sì, e sono contento che sia stato scelto nell'iter, perché Savigliano non è famosa per la gastronomia. In realtà questo locale è una punta, è un vertice. È un'iniziativa che secondo me porta luce laddove c'è effettivamente la necessità di portarla, dove c'è effettivamente un'eccellenza. Per quanto riguarda questo posto, lo è da qualche anno un'eccellenza per Savigliano. Beh, ho chiesto la cortesia di farmi lo zabaione, perché qui lo zabaione è famosissimo. Lo fa come si faceva una volta, una vecchia ricetta, e quindi sono quei gusti di quando si era piccoli, insomma, l'infanzia, quindi sono sicuramente delle esperienze molto interessanti. Stiamo facendo, credo, un percorso meraviglioso all'interno della provincia di Cuneo, la riscoperta di queste realtà che ci propongono la cucina tipica del cuneese, una delle eccellenze del nostro territorio, uno dei treni turistici più importanti del territorio cuneese. E grazie a Daniela Bianco, il prossimo appuntamento sarà il 23 di maggio al ristorante Due Palme di Centallo con il cuoco Roberto Cavalli. Ricordo, per maggiori informazioni, il sito di Creatori d'Eccellenza è semplice, creatoridieccellenza.it. Ci vediamo tra poco.
Bene, siamo ritornati in studio. Di solito quando si parla di New Model Eventi, il marchietto che vedete durante la nostra sigla, durante la trasmissione, la nostra produzione New Model Eventi, non compare mai nessuno di questa società, di questa azienda, perché sono persone che lavorano dietro le quinte, sono coloro che organizzano gli eventi, non per niente si chiama New Model Eventi e non per niente si parla di modelle, perché tutte le ragazze che sono presenti durante le nostre puntate sono le ragazze di New Model Eventi. Qui abbiamo per fortuna il signor New Model Eventi. Buonasera a tutti. Adriano G, il titolare di questa società, della società New Model Eventi, che si occupa di eventi di diverso genere. Ne abbiamo già parlato in altre puntate, abbiamo parlato di cabarettisti, abbiamo parlato di cantanti, abbiamo parlato di maghi, anche perché abbiamo avuto ospite più volte e ci sarà anche in questa puntata, sì, anche se dall'esterno, il grande mago Nazarios. Però siamo in prossimità di grandi eventi, perché siamo in primavera inoltrata, per cui è il momento delle piazze, le piazze che ospitano i tuoi artisti, ospitano naturalmente anche le tue modelle, perché sono tanti gli eventi moda tra, sì, Piemonte e Valle d'Aosta. Noi saremo impegnati durante il periodo estivo in molte piazze in Liguria, in Piemonte e in Valle d'Aosta, dove avremo dei concorsi di bellezza, qui delle sfilate di moda. Lì, sì, ci sono nelle foto alcuni, certo, esempi degli eventi che abbiamo fatto. E noi possiamo organizzare qualsiasi tipo di evento, anche incentivi aziendali, manifestazioni di vario genere. Abbiamo già organizzato anche delle fiere e, avendo molti artisti che collaborano con noi, possiamo coprire praticamente quasi tutte le esigenze o tutte le esigenze di uno sponsor. Beh, allora parliamo del tuo prossimo appuntamento, il prossimo appuntamento con la New Model Eventi. Il prossimo appuntamento che abbiamo noi sarà il 18 di maggio a Imperia, nell'occasione del Video Festival di Imperia. Quest'anno inizieremo dalle 5 con delle sfilate di moda e avremo l'onore di accompagnare durante il red carpet con le nostre modelle tutti gli ospiti e i vari artisti che interverranno al festival. Tra l'altro adesso c'era proprio un'immagine, no? Sì, che arriva dal Video Festival di Imperia. Grazie ad Adriano G, che torna dietro le quinte, e grazie per aver prodotto la nostra trasmissione Ecco Fatto. Mi avvicino intanto ad uno dei nostri protagonisti, Maurizio Stancanelli. Abbiamo visto all'inizio il disegno che ormai ha ultimato con dei bellissimi... Aspetta, permettimi. L'autore. Questo è ultimato adesso. Che valore può, sì, avere? Da vivo, da vivo, da morto niente, mi dispiace. Va bene. Allora Maurizio, sì, descriviamo un attimo questi bei colori primaverili in realtà, del 2019. Questo, esattamente, è una tendenza di quest'anno, sono i floreali. Tantissimi fiori, tantissimi, 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 tantissima allegria soprattutto, che è importante questa cosa qua. È un abito, in realtà non è un abito, è un abito bustier, sì, un abito bustier con una gonna di jeans. Per me piace moltissimo questo street chic, dunque, sì, deve essere una cosa portabile mischiata con altri mood, con altri stili. Ha un giubbottino molto interessante, questo corpino bustier che rende comunque la figura molto contemporanea e giovanile. Fantastico, allora voltiamo pagina. Voltiamo pagina, perché da una pagina bianca, sì, dobbiamo trasformarla, ce la facciamo? Sì, sì, ce la facciamo. Cominciamo a... Oh, basta, a due, perfetto. Sì, perché lascia questo. Cominciamo il disegno che poi corrisponderà all'abito che ha realizzato, mi ha detto tra l'altro Maurizio, stanotte. Stanotte, sì, perché infatti, quando il Cristiano ti chiama, Maurizio corre. Ieri sera cose, ho chiamato, no? Maurizio e ho detto, guarda che domani devi portare un abito. Ah, va bene, ma non ho niente in atelier in questo, no, momento, ho un'idea. ha dedicato la notte a preparare, beh, l'abito. Vado, ma lo vediamo tra poco. Intanto il disegno, sì, che corrisponde all'abito, se te lo ricordi, l'hai fatto, sì, qualche ora fa. Sì, se ricordo bene. Va bene, io grazie, torno in... Grazie, dopo, Maurizio, grazie. Torno in centro per raggiungere la signora Lucia Pastormelli. Buongiorno, benvenuta, dell'azienda agricola Catella di Villanova Biellese. Parliamo di riso. Nel 1960 i tuoi genitori, subito dopo essersi sposati, si sono, esatto, trasferiti dal Pavese per raggiungere il Biellese. Hanno, esatto, cambiato terra, sempre terra di riso, però una terra diversa. Esatto. Una terra diversa dove si coltiva appunto il riso di altissima qualità, però la produzione non è di un grande quantitativo, no, come avviene invece in altre zone geografiche. È vero. E che cosa succede da 1960? Niente, arrivano quindi in questa azienda agricola, la cascina Catella è stata costruita nel fine 800. In questa zona un po' impervia, che è la baraggia Biellese-Vercellese, un terreno difficile. E voi siete proprio al confine. Già nel Biellese, esatto, però quasi Vercellese. Esatto. Un terreno difficile, argilloso, condizioni climatiche abbastanza impervie, visto che siamo ai piedi delle prealpi biellesi. Sì. Tutto ciò fa sì che il riso abbia una produzione
non eccessiva, ma una qualità notevole. E nel tempo è sempre stato coltivato riso e una piccola produzione. Ecco, vediamo adesso la cascina. Questa è l'azienda agricola e questa è la vista dalle finestre di casa mia, praticamente. Fantastico. Poi ci sono alcune lavorazioni che stiamo vedendo in fase di semina. Questa è la sommersione della risaia, la preparazione per poi giungere al momento culminante che è la semina, eccola qua. Quindi nel 1990 abbiamo parlato, 1960 accade una cosa, nel 90 c'è un'altra trasformazione. Esatto, nel 90 grazie a mia mamma Giuseppina, agli albori dell'e-commerce, di quello che poteva essere la tecnologia, così da brava massaia ha cominciato a vendere il prodotto, cioè il riso e i prodotti a base di riso, in una piccola camera della nostra azienda agricola, che poi è stata strutturata, eccetera, e pian piano ha cominciato anche a spedire il riso ai vari clienti, prima ancora, ripeto, dell'e-commerce. Certo. Tutto questo è arrivato ai nostri giorni, noi ora abbiamo un sito e abbiamo la vendita online dei nostri prodotti. Noi nel negozio quindi si può trovare sia il riso bianco, la farina da polenta, e poi con le farine abbiamo questi prodotti lavorati che sono dolci o salati, quindi biscotti, grissini, gallette e quant'altro. Qualcosina abbiamo qui in studio, i nostri operatori hanno puntato molto sul nostro tavolo, certo. E io ho avuto modo anche di gustarli. Bene. Perché qualche giorno fa sono stato a trovarti nel tuo negozio, certo. in Cascina, Villanova, sì. Villanova Biellese. L'evoluzione degli anni, abbiamo visto dagli anni 60, poi gli anni 90, che cosa ha fatto tua mamma, che comunque era una mondina, quindi certo. Lei ha proprio vissuto quei momenti, certo. Che tutti gli italiani conoscono attraverso un film che è Riso Amaro. E poi la tecnologia, quanto è importante la tecnologia? Sì, al giorno d'oggi non si può, cioè tradizione e innovazione devono viaggiare a braccetto, il riso si coltiva nello stesso modo dai tempo dei monaci cistercensi, sì. Però adesso senza la tecnologia non si può avere dei livelli produttivi sostenibili per un reddito di una famiglia. Ecco. C'è molta esportazione, vero? Allora, cioè il nostro riso biellese, vercellese della pianura padana non rimane solo in Italia. Non rimane solo in Italia, purtroppo ci sono delle problematiche legate a delle politiche europee, anche mondiali, che hanno penalizzato tantissimo il riso italiano, che è sempre stato, sapete che... Molto Vercelli, apprezzato, tra certo, l'altro, Vercelli però... Vercelli è sempre stata certo. La capitale europea del riso. E abbiamo avuto e stiamo avendo dei problemi notevoli proprio perché c'è un'importazione massiccia di prodotti che non sono al nostro livello qualitativo. Ecco, per essere sicuri che il riso provenga dalle nostre terre, beh, le etichette ci aiutano quando andiamo ad acquistare. L'etichettatura è importantissima ed è obbligatorio dal 2017 l'origine, la provenienza del prodotto, cioè del riso, dove è stato coltivato. Però il modo migliore naturalmente è di rivolgersi a dei produttori dove c'è la certezza matematica di poter assaggiare i prodotti del territorio. Azienda Agricola Catella, quindi abbiamo detto il sito che finisce per EU, quindi www.risocatella.eu, si può ordinare o se no possiamo venirti a trovare. Basta uscire a Carisio, se certo. Percorrete la Torino-Milano, noi andiamo un po' in tutta Italia con Rete 7, però se transitate da queste parti, uscendo Carisio, due minuti di strada, c'è un rettilineo che vi porta direttamente a Villanova Biellese, che è il primo comune che trovate entrando nel Biellese, esatto. Sulla destra andando verso Biella c'è appunto l'azienda Agricola. Nicola Catella. Grazie a Lucia Pastormerlo per averci regalato grazie. Questi momenti gustativi, chiamiamoli così, insieme alla cucina che abbiamo visto prima del cuoco di Savigliano, i prodotti che arrivano dalla terra biellese che sono il riso e tutti i derivati con certo. Delle cose veramente che si devono gustare. Noi ci vediamo tra poco.
Non riesco più a trattenerli durante la pubblicità, non se ne può più. Meno male che finito questo blocco voi andate a casa, sto scherzando naturalmente. Allora, Domenico Tartaglione, abbiamo fatto un capolavoro su Chiara, che adesso vediamo la trasformazione che c'è stato. Prego, prego. Prego, come vi dicevo prima, inizialmente, prima di cominciare abbiamo creato un look molto naturale, anni 70, dove è un look per la maggiore di questa primavera-estate. Dove direi che poi oltretutto Chiara ci ha dato un grosso aiuto perché è bellissima. È un bellissimo capello, tutto, tra l'altro, che aiuta assolutamente sì. Perciò tutto questo ci viene più facile. Ok? Ti piace Chiara? Ok, mi fa molto piacere. Bene, grazie, Domenico. Beh, tu ogni settimana trasformi le nostre modelle che arrivano lisce, tornano a casa mosse, a volte tornano a casa con delle acconciature tutte particolari, ma le vedo sempre sorridenti, no? Guarda. Perché di solito la modella ha un po' timore, no? Sì. Quando non vede la forbice è più tranquilla, perché sa che in qualche modo poi si possono ritornare come prima. Però non si sa mai il parrucchiere che cosa fa, perché tu durante la puntata la ragazza non si vede allo specchio, quindi... Guarda, mi fa molto piacere quello che stai dicendo, perché devo... Ovviamente sembra tutto scritto questo, ma non è così, vi posso rassicurare. Quando ho finito il look con Chiara, appena si è spiegata, per me era un sogno. Guarda. No, adesso per me ovviamente è un super complimento, perciò ti ringrazio, Chiara. E sì, è vero che noi ci occupiamo di moda, però è anche vero che attraverso... Lo vediamo adesso anche attraverso le immagini, attraverso questo look che hai creato tu. Ovviamente quello che ci rende più la capacità, la creatività, guardando veramente la persona con cui collabori, lavori, in questo caso Chiara. È importante, oltre che naturalmente la persona sulla quale lavori, è importante anche avere dietro un team delle persone assolutamente, tu hai cresciuto all'interno dei tuoi saloni, che in qualche modo sono i tuoi bracci destri e sinistri. No? Diciamo che non si capisce quali sono, scherzando, tutto ciò è vero, perché quando si arrivano a dei traguardi non si può arrivare da soli. Certo. Perché poi per fortuna, anche perché se no mi tocca lavorare tutta la vita. Beh, se sei qui oggi è perché comunque sei venuto via un attimo prima dal lavoro e hai lasciato nelle mani di persone preparate all'interno dei tuoi saloni per portare avanti naturalmente le tue aziende, perché tu rappresenti comunque 120 saloni che sono affiliati al tuo marchio che vediamo qui alle spalle, Tartaglione Group. Che è Tartaglione Group. Quindi ringraziamo anche Chiara, rimani con noi, mi sposto da questa parte perché il signor Maurizio Stancanelli ha realizzato un disegno che adesso vediamo, che è un disegno che corrisponde all'abito che, come abbiamo detto prima, ha creato questa notte. Quando l'ho chiamato ieri sera, lo dicevamo qualche istante. Parla, io ci che bisogna fare l'abito. Gli ho chiesto, ti ricordi di portare un abito domani in trasmissione? In quel momento in atelier non ne aveva. No. Mi ha detto, non c'è nessun problema, lo creo questa notte. Vediamo Giulia con questo capolavoro creato questa notte dal nostro Maurizio Stancanelli. Abbiamo visto il disegno, il disegno corrisponde all'abito che tu hai fatto questa notte. Ce lo descrivi questo? È un abito, in realtà è un abito che ho fatto per sensibilizzare noi, esseri umani, verso l'ambiente. L'ho chiamato corallo nero, faccio molto velocemente, poiché veramente di questo passo noi non vedremo neanche più il corallo. Dunque sensibilizziamoci per l'ambiente, non facciamo finta come fanno tutti, veramente è ora di fare questa cosa. L'abito è una seta con dei coralli appunto laterali color corallo, non sono coralli ovviamente perché non li potrei mai distruggere, in pizzo sulle maniche, ed è un abito molto duttile, nel senso che si può mettere in più occasioni e comunque sia veste più persone. Però mi raccomando, l'ambiente ragazzi, ricordiamoci di questa cosa. Quindi tu sulla sostenibilità hai una certa sensibilità? Assolutamente sì. Beh, questo è un bel messaggio che mandiamo ai nostri telespettatori. Assolutamente sì. Tu che ne pensi, Domenico? Guarda, veramente mi collego a lui perché sembrerebbe tutto veramente... sembra scontato, però... Assolutamente sono d'accordo con lui, è un fatto che mi colpisce anche noi. Grazie, mi fa molto piacere di questa sensibilità. Eccoli che si fanno i complimenti, lo sapevo che non potevamo terminare questo blocco. Non mi aspettavo questa tua domanda, però sono sicuro che questo veramente mi fa piacere. Naturalmente amiamo scherzare. Grazie, no? grazie. Per voi è anche un gioco, siete artisti non per caso. Adesso passiamo la linea a colui che doveva raggiungerci in studio, ma in realtà è da un'altra parte d'Italia per lavorare, perché c'è anche qualcuno che lavora. Succede. E stiamo parlando del nostro mago Nazarios. Ciao Nazarios, dove ti trovi? Ciao Cristiano, ciao, eccoci qui in questo tempio del costume. Come potete vedere abbiamo mille costumi, siamo nel vero tempio dello spettacolo, nel tempio della magia. E io questa sera ho portato qualcosa anche per voi, vi faccio venire qui nel mio piccolo tempietto e voglio farvi vedere un gioco con questo sacchetto rosso
che tutti possono vedere, ovviamente rosso-nero, e vi faccio vedere un gioco con un sacchetto e delle palline. Guarda, si mette una pallina all'interno, due palline all'interno, tre palline, quattro palline, ovviamente non ci sono giochi, non ci sono doppi fondi, non c'è nulla di che, basta dire la formula magica, abracadabra, e le palline scompaiono da questo sacchetto magico. E a proposito di tempio, eccolo qua, io ho il mio piccolo tempietto magico, basta dire la formula magica, abracadabra, voilà, e le quattro palline che erano scomparse appaiono. Ciao e buona magia a tutti quanti. Bene, grazie Nazarios, ci vediamo magari tra una settimana, torni qui a Torino, torni qui in studio di Rete 7, ti aspettiamo. Ciao, noi ci vediamo tra poco. Cari amici di Ecco Fatto, in questa pagina della nostra trasmissione ho veramente il piacere di parlare di un argomento che mi sta particolarmente a cuore perché lo sto vivendo in prima persona. Stiamo parlando di una piattaforma, di una società, di un'iniziativa, di un progetto il cui nome è Itaway. E ho il piacere di avere come ospite della nostra trasmissione colui che si occupa di progetti e sviluppo per questa, di questa società che ha sede in Cina. Ma che cos'è Itaway? Itaway si propone come una piattaforma per lo sviluppo delle aziende, delle piccole e medie aziende italiane in Cina. Itaway ha un progetto ambitissimo, no? Che si tratta di alcune piattaforme che sorgeranno in vari luoghi del grande territorio cinese. Una è abbastanza vicina perché in questa puntata punteremo l'attenzione su Wuhan, che esatto, è una città di 12 milioni di abitanti adesso, che si trova al centro della Cina. Stiamo vedendo alcune immagini, immagini che riguardano cosa? Queste immagini che stiamo vedendo in questo momento riguardano il complesso architettonico che si può definire a pieno titolo una vera e propria città nella città di Greenland City, e all'interno del quale sorgerà il nostro centro Itaway. Hai parlato di progetto architettonico ed è stato inquadrato anche un architetto, che è un architetto italiano, no? Che sta seguendo. È Leonello Zago, che ha curato la progettazione. Ecco. Esatto, qui alcune foto. Che ha curato la progettazione del nostro centro Itaway, che sorgerà appunto nella città cinese di Wuhan, come dicevi tu prima, all'interno di questo enorme complesso che, di nuova costruzione, che conta più o meno come superficie 5,6 km quadrati di superficie e una popolazione definitiva che si aggirerà sulle 250.000 abitanti. Quindi stiamo parlando di 250.000 abitanti dove in questo momento c'è un cantiere. Io sono stato l'anno scorso quando si vedevano praticamente l'inizio dei lavori, c'erano gli scavi e si prevede per la metà del 2020 l'opera terminata, dove risiederanno, l'avete sentito da Giovanni Del Zotto, 250.000 persone con tutti i servizi. Ci sarà una municipalità, perché, ci sarà una palestra, esatto, palazzetto dello sport. Stiamo parlando di un nuovo insediamento urbano destinato praticamente alla nuova classe emergente della società cinese. Questa nuova borghesia, giovane, colta, benestante, e quindi giustamente tutto il complesso godrà dei servizi, fornirà i servizi di cui questa nuova classe sociale ha bisogno. E quindi Itaway sarà insediato in questo territorio, alla periferia appunto di questa grande città cinese, come detto prima, di 12 milioni di abitanti. Una delle cose che mi ha colpito quando sono stato lo scorso anno è che 1,5 milioni delle persone che risiedono in quel bellissimo territorio è giovanissima, sono studenti universitari che probabilmente, terminati gli studi, rimarranno in quel territorio perché comunque lo Stato sta intervenendo in modo molto pesante. Ed è una città appunto in forte espansione, sia industriale sia anche nel campo delle nuove tecnologie, quindi hanno bisogno proprio di un numero sempre maggiore di neolaureati per poter sviluppare le loro industrie high tech. Allora,
ci sarà un villaggio, anzi più villaggi prevalentemente europei, e all'interno di questo spazio europeo, lo stiamo vedendo in questo momento, questo chiaramente è un plastico, è un design, è un, come si può chiamare, un gergo tecnico, virtuale, insomma sono immagini virtuali di come sarà questa cittadina tra qualche mese. In realtà buona parte di quello che stiamo vedendo adesso nell'animazione, nel render, è già stato realizzato. E comunque tutto il complesso architettonico conta vari stili di ispirazione europea, e di cui Itaway sarà la parte di ispirazione prettamente italiana. Ecco, Itaway avrà uno spazio molto grande che ospiterà il saper fare italiano. Esatto. Quindi un po' le eccellenze dei territori italiani con la presenza in certi casi dell'imprenditore o comunque dei prodotti fatti direttamente in Italia, quindi non fatti in Cina ma fatti in Italia, e quindi con dei punti vendita. Esatto, punti vendita di prodotti italiani dentro un contesto architettonico tipicamente italiano, che comunque vuole assolutamente rimandare al visitatore cinese l'immagine dell'Italia, quindi non un prodotto o dei prodotti offerti fuori da un contesto, ma tutta una serie di prodotti che rappresentano quello che all'estero viene riconosciuto come il Made in Italy, come la qualità, il bello, all'interno di un contesto italiano. Ecco, diciamo una cosa molto importante, perché i brand presenti in Cina italiani sono tantissimi, sono brand che tutti conosciamo, sono famosissimi, e la ricerca che c'è in quei territori è un po' dell'unicità, no? Di quel prodotto fatto bene in Italia che ancora non è arrivato appunto in Cina. Diciamo che un progetto come il nostro, magari fosse stato pensato una decina, una quindicina di anni fa, probabilmente non sarebbe, i tempi non sarebbero stati ancora maturi, perché la borghesia cinese era ancora in una fase abbastanza embrionale e la richiesta di prodotti puntava più per prodotti stranieri di qualità, certo. Puntava più sul brand conosciuto, mentre adesso invece l'attenzione si sta sempre più spostando sulla ricerca della qualità. Allora, Wuhan perché? Wuhan è, come dicevi tu, una città da 11.000 abitanti, geograficamente è strategica, si trova nel centro della Cina, è attraversata da uno dei due principali fiumi che caratterizzano la civiltà cinese, il fiume Azzurro, e storicamente è sempre stata una città importante per tutta la Cina, per i commerci, per l'economia, per lo sviluppo, per la politica, e negli ultimi, per quello che riguarda lo sviluppo anche dei brand italiani direttamente sul mercato cinese, è una città con un tasso di sviluppo annuo del 8,6%, dati dell'anno scorso. Quindi stiamo altissimo. Parlando di 11.000 certo. abitanti che crescono al ritmo dell'8,6% annuo. Allora, opportunità. Una grande opportunità per i creatori delle eccellenze italiane in questa piazza famosa che è la piazza cinese, in questo caso di Wuhan, grazie a Itaway, che il prossimo anno ospiterà decine e decine di aziende dei nostri territori. Quindi un invito magari anche a chi ci sta seguendo per avere maggiori informazioni. Beh, c'è un sito naturalmente di Itaway, o c'è la possibilità comunque di informarsi anche a Confartigianato, perché in questo caso c'è Confartigianato Biella che si sta occupando di varie iniziative per portare gli imprenditori in quei territori. Tu sei in Cina da molto tempo, tu lavori in questo stato che ormai conosci molto bene, soprattutto le diversità, no, della nostra cultura con quella. Se tu vedi un futuro roseo per gli italiani sboccando in Cina? Sì, io sboccando in Cina vivo ormai stabilmente da 7 anni. Le possibilità per i prodotti made in Italy, soprattutto per la qualità made in Italy, ce ne sono ancora moltissime. L'importante è sapersi noi, come italiani, aprire al mercato cinese. La Cina si è già notevolmente aperta ai mercati stranieri, certo. Sono noi che dobbiamo... Comunque maggiormente. Itaway è strutturata anche per accompagnare, anzi soprattutto strutturata per accompagnare le aziende che sono magari spaventate da un mercato nuovo. Noi praticamente forniamo chiave in mano tutto il pacchetto. Vediamo adesso proprio un profilo della vostra pagina. Voilà, questa qui è la nostra pagina Facebook. Noi praticamente forniamo un pacchetto chiave in mano
all'imprenditore, certo, che voglia aprire un negozio presso il nostro punto vendita, presso il nostro centro Itaway di Wuhan, e quindi anche tutta l'assistenza per quanto riguarda la logistica. Dobbiamo chiudere perché siamo, sì, completamente fuori tempo. Giovanni Del Zotto, grazie, speriamo, grazie, di riparlarne prestissimo. Un appuntamento importante il 29 di maggio, certo, ci sarà una firma. Il 29 maggio ci sarà la cerimonia della firma tra Itaway e Confartigianato, proprio per portare maggiormente. E porteremo quelle immagini qui a Rete 7. Grazie a Giovanni Del Zotto di Itaway. Adesso cedo la linea a Simona Sorbara. Simona Sorbara ci sta preparando un servizio sul Grande Torino. Noi ci salutiamo qua, ci vediamo la prossima settimana. Ciao! Ciao amici di Ecco Fatto da Simona Sorbara. Questa sera parleremo del Grande Torino e dei 70 anni dalla strage di Superga. 4 maggio 1949, 4 maggio 2019. 70 anni da quella tragedia che ogni anno viene ricordata dai tifosi di tutto il mondo, commemorando quei grandi e unici giocatori che persero la vita. L'aereo che riportava a casa i giocatori, i dirigenti, i tecnici, i giornalisti e tutto lo staff del Grande Torino, dopo una partita giocata a Lisbona contro Benfica, si schiantò, dato le condizioni meteo pessime, contro i muraglioni dietro la Basilica di Superga. Erano le 17.03 del 4 maggio 1949. Non ci furono sopravvissuti tra le 31 vittime a bordo. Tutto il mondo fu scosso dalla terribile notizia. Dopo il Grande Torino nulla fu come prima. L'attaccamento alla maglia, l'affiatamento tra i giocatori di quella squadra resteranno unici nella storia del calcio. I Granata, guidati dal capitano Valentino Mazzola, il capitano dei capitani, hanno record strabilianti e irripetibili. Il Grande Torino era il simbolo della speranza e della rinascita dopo gli anni del dopoguerra. Quest'anno la commemorazione del 70° anniversario della tragedia è stata emozionante e ricca di appuntamenti. La messa solenne al Duomo di Torino, la visita al cimitero monumentale, l'arrivo di giocatori a Superga di fronte al monumento che celebra i caduti. Al capitan Belotti è toccata la lettura dei nomi delle vittime. Applauditi i calciatori, applaudito lui da centinaia e centinaia di tifosi. Tantissime le manifestazioni nella nostra città e in provincia a suon di musica e di arte. Una giornata ricca di eventi dal forte impatto emozionale. E nella serata la meravigliosa moglie antonelliana, simbolo di Torino, si è anche colorata dai toni proprio granata. Lo sappiamo, quei calciatori non sono morti, sono soltanto in trasferta. Buona settimana, alla prossima da Simona Sorbara. Ciao!